E puoi chiamare un taxi. Amore, è tutto bruciato, è impressionante. Ci sono pompieri che sbucano da tutte le parti. Sì. È pazzesco, davvero. Sì? Ti richiamo tra un po'. Come va, angelo mio? Mario, sei tu? Ma sei uscito? Sì, stamattina. Per buona condotta. È fantastica. Potevi chiamarmi, sarei venuto a prenderti. Dove sei? Davanti a casa mia. Mettiti comodo, fatti un bel caffè e arrivo. No, non qui, c'è puzza di bruciato, amore. Perché sei nei guai? Diciamo che non ho avuto noia per 7 anni e adesso mi sono rifatto in meno di un'ora. I tuoi vecchi amici? Sì, hai già capito. Ok, vengo a prenderti. No, 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 non è una buona idea. Al momento tutto quello a cui mi avvicino prende fuoco. Io sono già tutto un fuoco. Non me ne parlare, io sono una bomba a mano pronta a esplodere. Ti disinnesco io. Per ora devi mollare il lavoro per un paio di giorni e sparire da tua madre in Corrèze. Risolvo un paio di cose e ti chiamo, ok? Ok, a presto. A presto, amore mio. Grazie. Nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, amen. L'avesse finita, andate in pace. Andate nella pace di Cristo. Parrocchia del Santo Salvatore Vica? Non deve avere paura, Dio è sempre con lei. È il suo pastore, non mancherà di nulla. Ma il suo amore la illumina. Lui è là, accanto a lei, sì. Ecco, lo vede? Ah! No, niente, è solo un'apparizione. Ci risentiamo, figliolo. Ma che ci fai qui? Sono uscito stamattina. Di già? Sì, anche a me è sembrata breve. Volevo chiedere un prolungamento. Ma no, non volevo dire questo. Io pensavo che ne avessi ancora per 2 o 3 anni almeno. Mi hanno ridotto la pena. Buona condotta. Cosa tu? Buona condotta? Sarebbe la prima volta, eh? C'è sempre una prima volta e poi in 7 anni hai tempo per riflettere. Addirittura? Sei diventato credente in prigione? No, non ti preoccupare. Sono solo un po' meno stronzo. Ah, è già qualcosa almeno. Cioè, voglio dire, bene, no? Insomma, non vuoi darmi un abbraccio? Penso che mi farà bene. Fratello. Figlio mio. Ah sì, mi dispiace, scusami, è l'abitudine. Fratello. Sono felice di vederti. Anch'io. Padre Patrick! Oh, mi scusi. Allora? Che ti serve, a parte vedere tuo fratello? Devo sparire per una decina di giorni, fino a quando si calmano le acque. E pensavo... hai sempre quella casa vicino a Lourdes? Ah, no, è crollata per le inondazioni, purtroppo. Meglio, per quello che l'hai pagata. Più che profumare di miracoli, puzzava di fregatura. Sì, lo so. Non ci si può mai fidare. Solo di Dio. Ehi! Questi non sono dei biscotti. Sono delle ostie. Oh, scusa, però sono buone. Comunque tu non puoi restare qui. Sarebbe un disastro, lo so. Sì, hai ragione. Ma mi devi trovare una soluzione, fratello, perché mi resti solo tu ormai. Va bene, senti, avrei un'idea, ma... Ma? Non so se ti piacerà. Spara. Ah. Questa non è un'idea, è una cazzata. E invece guarda, ti cade molto bene. Non pensare...